L'auto straniera più venduta in Italia. Parliamo di Renault Clio, la protagonista della nostra prova di oggi, nella versione e-tech, ovvero tecnologia elettrica, ibrida in altre parole. Perché tanto successo? Beh, ognuno potrà darsi la risposta che preferisce. Secondo noi è perché c'è il giusto mix tra un rapporto conveniente prezzo-qualità e un design che si lascia catturare, insomma fascino e convenienza, un mix vincente. A tutto questo si aggiunge oggi la tecnologia full hybrid, una tecnologia che gli uomini di Renault non mancano di sottolineare, e ha ragione secondo me, direttamente importato dall'esperienza in Formula 1. Di che cosa si tratta dunque questo sistema? Innanzitutto ci troviamo di fronte a tre motori, un motore endotermico tradizionale, il 1.6 benzina, poi due motori elettrici, uno dei quali con la funzione appunto di motricità, di dare motricità alla vettura. L'elettronica gestisce tutto quanto, noi non dobbiamo nulla fare, ovviamente è in grado di gestire ovviamente il comportamento di questi motori, che possono agire sia singolarmente, sia parallelamente, sia in maniera combinata. La possibilità ovviamente abbiamo di andare a una velocità in modalità completamente elettrica fino a 75 km/h, e questo ci permette di utilizzare al meglio la vettura, anzi la componente elettrica della vettura, anche fuori città. Il cambio merita davvero di essere sottolineato. Si tratta di un sistema detto cambio multi-mode, ovvero è ad innesti a dente ed è privo di frizione. Non è un dettaglio, tutt'altro, perché permette innanzitutto alle componenti elettriche ed elettroniche di gestire al meglio la cambiata, quindi di ottimizzarla, ma non solo. Dà la possibilità alla vettura di avviarsi e di partire in modalità completamente elettrica, e questo si traduce in un grande risparmio di energia e di consumi. Ricordiamo, Clio e-tech è una full hybrid, quindi non abbiamo la presenza di un cavo, la possibilità di collegarci alla rete, ma le batterie si ricaricano attraverso le fasi di frenata, di rallentamento o anche in discesa, per esempio. Ebbene, va da sé che l'habitat naturale per questa vettura sia la città, però insomma sarebbe stato un compito fin troppo facile, quindi noi abbiamo deciso di portarla fuori città, in queste strade di campagna. Devo dire che la vettura risponde davvero molto bene, le sospensioni sembrano anche piuttosto rigide, quello che ci aiutano anche ad affrontare certe curve impegnative con un'ottima dose di sicurezza, la posizione di guida, il volante piccolo, insomma sono tutti fattori che rendono davvero piacevole la guida di questa vettura, anche con un pizzico di sportività. Perché vi dico questo? Perché l'elettronica fa tutto, questo l'abbiamo detto, però in realtà noi possiamo intervenire in qualche modo per selezionare la nostra guida. E come? Attraverso il display centrale, ovviamente, schiaccio il tasto Multisense e ho tre opzioni. MySense, l'opzione MySense di guida affida alla vettura praticamente la gestione del motore termico e del motore elettrico nel miglior modo possibile, privilegiando il risparmio del motore elettrico. Poi abbiamo anche la funzione sport, e qui il motore termico rimane sempre acceso, pronto a dare potenza quando ne abbiamo bisogno, come in questo caso, come sto usando adesso. Terza ed ultima, la funzione eco, il nome lo dice da solo, la funzione eco, ovvero il risparmio massimo di energia. Il risparmio massimo di energia che possiamo ottenere anche attraverso il tasto, che poi non è il tasto, ma affondando la leva sulla lettera B, B sta per brake, ovvero aumenta la capacità di rigenerazione delle batterie quando noi rilasciamo il pedale, diventa una vera e propria frenata, di modo che il pedale dell'acceleratore diventa una sorta di monopedale. Rilasciandolo freniamo, schiacciandolo acceleriamo, estremamente comodo in città e nel traffico. Nella funzione eco, se riescono a percorrere, noi ci siamo riusciti, anche più di 25 km con un litro, e davvero non è poco. Eccoci ritornati al castello di Pandino, che ci ha ospitato per il nostro test, e ringraziamo anche la giunta. Ebbene, in conclusione, questa vettura sembra la vettura ideale per chi ama un'auto tecnologica al passo coi tempi, una tecnologia non solo rivolta all'ibrido ma a tutto tondo, perché davvero sono tanti gli aspetti tecnologici di questa vettura, ma una vettura anche che è in grado di soddisfare innanzitutto il nostro spirito green, quindi eco-friendly, ma anche l'anima sportiva che è un po' in tutti noi.
Infine il prezzo, che come abbiamo detto all'inizio è un ottimo prezzo in rapporto alla qualità. Renault Clio nella versione E-Tech ibrida parte da 21.950 euro.